siamo alle Ferrari, questa qui è una delle vetture più belle che siano mai state disegnate, la 500 TRC Scaglietti del 1957. È Claudio Caggiati al volante, Claudio Caggiati, no? Perfetto. No, no, è Claudio Caggiati. Emilio Sassi. No, prendete Emilio. Sono Emilio Sassi. Facciamo Emilio Emilia con questa vettura. Bene. Arrivederci, complimenti. No, no. Ah, l'abbiamo trovato. Allora, questa è la Spider GT California Pininfarina Scaglietti, siamo al 1961, un'auto elegantissima, meravigliosa, noi non condizioniamo nessun giudizio, la gente poi lo vede da solo. Caggiati, solo due notizie su dove l'abbiamo trovata, sulla sua storia. L'abbiamo trovata in Germania, l'abbiamo tutta restaurata qui alla Ferrari Classic 2 anni fa, motore e carrozzeria. Bene, complimenti, sono una vettura che lascia senza parole. E allora siamo alla Ferrari 330 GT 2+2 del 1966, c'è la penna inconfondibile di Pininfarina che veste questo bellissimo motore Ferrari, Romano Reggianini alla guida, che sarà una guida ancora gustosissima, immagino. Sì. È un motore molto elastico, quindi una macchina che va ancora benissimo, è una macchina che è appartenuta nel 66 a Enzo Ferrari, è certificata Ferrari, la signora dovrebbe saperlo perché è stata ospite del suo museo per qualche tempo e sono contento di averla riportata in Italia perché era andata a finire in Svizzera. Adesso abbiamo un altro pezzo. Bene, complimenti, la invidio moltissimo per essere al volante di questa stupenda vettura e adesso siamo alla parte conclusiva, abbiamo auto che di epoca sulle spalle ne hanno praticamente nulla, sono le protagoniste della contemporaneità, le auto ufficiali.